Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. Va bene, insieme, e ti siamo sperati, stavo sempre insieme, e ti, no, come si fa, no, a te scuda, no, posso far sincero, si vedrà fanta, a felicità, quando costa, si sorda una buona carta, ci sfregate, ti ama parla. Nulla si pensato mai, che all'inizio la storia, era già fine la storia per noi. Oggi lascio sta guardando e quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciamo se inizia una giovane, si può destare da si incontrare. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te. E per me. Tu mi intrappola, abbracciandomi, puro diavolo, era un angelo. Come mi può amare se non t'ama, come può volare senza le. No, è passato tanto tempo, era l'ultima volta. Rammanato pochi tempo, per l'ultima volta. No, no, come si fa, no, a te scorda. Per me non posso fa. Nulla si pensato mai, che all'inizio la storia era già fine. Ci sto guardando e quando giove perché sei dispiaciuto per me e per te. Picciomo se inizia una giovane, si può destare da si incontrare. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient'altro. E per me, tu per te. E per me, tu per te. E per me. Sulla ra nostra si può trovare una luna, la gabbietta porta. Eppure se io facessi i per me tu per te. Come avete fatto ieri col conto? I per me tu per te. Quando è arrivato il conto da pagare, allora ognuno. Oh, ieri ho visto un video di Geolier. Bambino, non un ragazzino, proprio bambino. Stiamo secondo me siamo intorno agli 11-12 anni, una roba del genere. Sì? Che fa freestyle in cameretta. Oh, ma spacca! Ma devastante! Che poi anche lì uno pensa, quando era molto piccolo. In realtà non credo sia neanche. Cosa ha? 21 anni, 22 anni. È giovane ancora adesso. Sì, quindi tutto sommato, non così tanto tempo fa, ma una mina. Giulia in cameretta, 11 anni, che si faceva tutto il suo freestyle, veramente figo. Buongiorno a tutti, ragazzi. È giovedì, noi siamo tutti e quattro qui. Abbiamo delle notizie sconvolgenti da regalarvi. Quindi mi raccomando, non perdetevi neanche un minuto di questa puntata, che sta per iniziare con la nostra sigla. Pronto? C'è Olli che ci scrive dicendo: ultimamente, non potendovi ascoltare in diretta, vi ascolto con l'app la sera quando esco e vado a correre. Ma mi fate talmente ridere che rischio di morire soffocato ogni volta. Cosa faccio? Continuo a sfidare la sorte o trovo un altro momento? No, continua a sfidare la sorte. Vai che così. Che bello mentre si corre. Vero, ridere mentre si corre, sì, perché poi secondo me hai quella saliva ghiaiosa quando vai sotto sforzo, no? Che diventa più densa così, che se poi ridi ti va di traverso, rischi veramente. E poi chi lo vede pensa: ma cosa c'ha da ridere? Ma cosa cazzo ride? Sai, una roba che penso, l'altro giorno stavo mentre passeggiavo sabato mattina sul ponte di Williamsburg a New York. Incrociavo un sacco di signori e signore che correvano, no? Mm?
E ne ho visto uno che però, cioè, mi è rimasto impresso quello, ma in realtà sono il 90% di quelli che vedo correre per strada, che stava correndo, correva, aveva la testa un po' di lato, la bocca proprio aperta, che si vede che stava cercando di rimanere aggrappato alla vita, così. E dentro me ho pensato, ma se devi stare così, ma stai a casa sul divano? No, ma perché devi andare a correre? Sfondi una porta aperta, cioè, allora fate una cosa, prima di andare a correre fate una prova davanti allo specchio, okay? Se siete carini, se siete che vedete che ci state dentro, va bene, ma se dovete andare a correre con tutta la faccia deformata così, che si... è facile dirlo quando sei una celebrità, no, quando sei uno pigro, facile dirlo quando sei uno molto pigro, state lì con la copertina sul divano e a posto così. Allora, oggi è giovedì, è la puntata dei Giovedì Lemma. Ieri sera ho proprio detto, ma sai che sono contento domani? Cioè, avevo proprio voglia di fare una puntata dei Giovedì Lemma. Cioè, ho detto, madonna, che bello che domani facciamo la puntata con gli ascoltatori, così. Perché sei contento di risolvere le vite perché degli sì, altri? Perché sì, perché è quella che mi mette più in contatto con voi, che ci mescoliamo tutte le vite. Però poi c'è anche ci sono anche le nostre che sono, hanno la loro importanza. Per esempio, oggi Maurizio sono arrivato, era contento come una Pasqua perché ha fatto un pezzo nuovo, bellissimo, me l'ha fatto ascoltare e gli ho detto, Maurizio, finalmente sei diventato un uomo. Finalmente un pezzo da ometto cresciuto, così, un bellissimo pezzo, poi ve lo farà sentire quando vorrà, se avrà voglia lui. Ha fatto una bella canzone. Walter, anche lui novità nella vita, cose, però tutta roba bella. La Fosca è arrivata come al solito con la faccia di Mortizia, con il peso della vita, cioè, allora ieri è andata a mangiare, sì. Era l'unica che festeggiava San Valentino, sì. Questo è il motivo, sì, per cui dovete ascoltare tutte le nostre puntate senza perdervi mai, se no poi vi manca la storia. Cioè, noi abbiamo delle storie verticali, sì, ma abbiamo anche un'orizzontalità nel nostro racconto, come le serie televisive, cioè sono cose che devi stare. Ieri è l'unica che festeggiava San Valentino, è andata a cena, sì. Le abbiamo chiesto dove vai, lei ha detto in un posto che mi ha suggerito Franco Russo, sì. Al braccino. Conoscendo Franco Russo, che è uno che di base mangia senza neanche le posate, abbiamo detto sarà una bettola, ma come va tu a San Valentino, vai in un posto considerato da Franco Russo, sarà una bettola tutta sporca, il figlio del signor Franco. Vabbè, comunque fatto sta che è andata a mangiare lì. Ieri sera ci manda un messaggio dicendo, raga, ma mi sa che Franco Russo è milionario, non lo sappiamo. Manda ste foto di piatti tutti impiattati, gourmet 25 euro, 3 ravioli, tutti spruzzati di colore. Bellissimi, tutte le robe. Ammazza Franco Russo. Minchia Franco Russo. Alla fine oggi viene Franco Russo a chiedere, com'è andata ieri? E Fosca fa, no minchia, da paura, buonissimo, bene, così. Sì. Ma il tizio che di solito canta, ha cantato? No, ieri mi sa che non c'era, così. Ma le tovagliette a quadri tutte unte, come? No, c'era una bella tovaglia di lì. Hai sbagliato posto. Sì. Ma come si fa? Come si fa a sbagliare posto? Sapete, ma che... se ti ha dato un nome e un indirizzo, come hai fatto a sbagliare posto? Davvero, come hai fatto? Io non lo so. Mamma mia, che vita. Ma tu hai chiamato per prenotare? No, non ho chiamato io, ha chiamato Andre. Io gli ho girato un contatto che non ma so non quel, come faccio non ad avere. Gli ho girato il link di un ristorante. Vabbè, forse è meglio così. Non però, ha forse... risposto il ristorante il braccino. No. Risponde il ristorante il braccino. No, non ha risposto. E noi abbiamo fatto anche il brindisino al braccino mentre eravamo lì. Avete detto, madonna sto braccino, che bello. Un brindisino al braccino. Ma non avete visto che, non so, l'insegna sul menù non c'era il nome che avevate chiesto voi? Ma io ho convinto che quello fosse il posto. Sui tovaglioli, la serigrafia, ma non sì, era... Ma Franco te l'ha detto a voce il nome del sì, ristorante? Sì, ma mesi fa. No, per iscritto. Però vabbè, tutto bene, contenti alla fine? Sì, no. Il Besana si è fermato a dormire? Sì. Ah, bene, sì, bene, perché... bene. Ah, no, e stamattina no, perché uno dice, ah, l'amore, non bello. Non l'aveva previsto, ma... No, però stamattina... Stamattina Fosca c'ha un po' di problemi in casa, come quelli di tutti, che delle sono cose... quelli il mio peso della vita, non il ristorante di ieri. Maghi, come tu, c'ha delle cose da sistemare in casa, quindi ha chiamato il signore che sistema le cose. Sì. Si presenta il signore che sistema le cose, il Besana stava per uscire, per andare a lavorare, sì. Entra il signore che sistema le cose e il signore che sistema le cose è... Uguale a Beckham. David Beckham, ci ha fatto vedere la foto, è David Beckham, che è entrato in casa per aggiustare le cose, il Besana che stava per uscire va... Magari mi bevo ancora un caffettino e ha iniziato a parlare al plurale. È bellissimo, quello è il plurale. Per sottolineare che siete una coppia, questa è la nostra casa, abbiamo dei problemi, dobbiamo sistemare. Ci pensi che il signor Beckham sta pensando, come fanno a vivere in due in 20 metri quadri, sti poveracci? Ma perché sottolinea l'amore. Va bene, queste le nostre vite, adesso aspettiamo le vostre, 347-342-5220, vi risolviamo tutto quanto, tutte le indecisioni che avete, che non sapete che direzione far prendere alla vostra vita. Arriviamo noi, gli acchiappa fantasmi.
347-342-5220. A proposito di cene, di pranzi, di colazioni, di Besana che rimane a bere il caffè, partiamo con una... con una colazionata da Tiffany, per rimanere a livello del ristorante del ristorante dove siete andati ieri. Colazione, cena da Tiffany, colazione da Tiffany. We've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. Breakfast at Tiffany's, she said, I think I remember the film. Unless I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Con le ascoltatrici che ci stanno scrivendo perché hanno dei lavori da fare a casa e vorrebbero il numero del signor Beckham, se puoi girare lì. C'era una pubblicità fine anni 80-90 del tizio che andava a riparare, non mi ricordo più, i condizionatori forse. In un ufficio. Sì, forse sì, perché l'inizio erano un ufficio di sole donne. Tutte sudate, che si sventolavano. Così, e a un certo punto arriva questo signore, era forse della Coca-Cola. Può essere, Light. Diet Coke, Coca-Cola Light, sì, una roba del genere. E arrivava sto tizio tutto mega figo, un signor Beckham degli anni 80 a sistemare tutto. Ah, bravo, è vero. Sì. Ma cos'era? I don't want to, to be no slave. Tutti girati verso Maurizio. Quando c'è una DJ. Sei il nostro Shazam. Quando noi pensiamo a un motivetto. Sì. I don't want to be no slave. Poi ce n'era anche una. All I want you to be true. Un tizio che entrava con un Harley Davidson negli uffici. Ve la ricordate?
No, su quel genere lì mi ricordo quello che era questo. Sì, lui che va a aggiustare i condizionatori. Mi ricordo quello che si forse sporca i pantaloni, tipo construction worker, così si sporca i pantaloni, va a lavarli e poi esce in mutande, quelli erano della Levi's, mi sa. E for- li usava per legare la macchina, no? Quella era la sigla di Vicini di casa. Vicini di casa. Figa Brillina, ma che testa c'hai? Giacomo! Ciao! Dai, c'hai più o meno la nostra età, te le ricordavi quelle? Tutte. Giacomo, quarantenne, di Brescia, allenatore di calcio, tra i 5 e i 12 anni. Che è il mio piano B nella vita insieme al dog sitter. Lo sai? No, in Italia, però ti pagano per farlo. Sì, mi pagano, sì, possiamo dire così. Però sì, devi avere anche un altro lavoro. Allora, in realtà faccio tutto questo da settembre a maggio. Poi a marzo inizio anche a fare bagnino e in piscina. Ah beh, roba seria allora. Oh, se riesci a mantenerti facendo l'allenatore, vuol dire, cioè, ma l'allenatore tipo del Brescia? Allora no, sono comunque società minori. Quelle satellite lì che girano. Esatto. Vabbè, però dai, allora è una roba seria. Non riguarda il tuo lavoro, il Giove Dilemma, ma la tua vita in villetta. Sei lì in villetta? Giacomo è lì in villetta da solo? No. No, con mia moglie e i figli, ho due figli a scuola, una piccola qua a casa. Ok, e dei vicini di casa, come diciamo, i vicini di casa. C'è figa Briellina, ma che testa c'hai? C'hai dei vicini di casa e il tuo problema riguarda, il tuo Giove Dilemma riguarda loro. Perché cosa fanno? Riguarda uno, allora la mattina a volte quando esci di capo, esco a portare i miei figli a scuola, a volte capita che si portano dentro poi i bidoni dello sporco vuoti. Sì. E capita spesso che uno dei nostri vicini, no, noi, cioè io e altri due. Allora, aspetta, io mi devo fare il disegno qua. Allora, quanti siete in villetta? Siamo quattro famiglie. Quattro, faccio un tetto, due tetti, tre tetti, quattro tetti, così. Ok, ho le case divise. Tu in quale stai? Quella estrema a destra o una di quelle in mezzo? Sono due piano terra e due sopra. Ok, quindi è una palazzina. Adesso non sto a rifare il disegno, ma più o meno ho capito. Esatto. Quindi, come si fa in quei contesti lì? Vengono portati fuori, ogni famiglia ha il suo bidone dell'immondizia, giusto? Esatto, vengono portati fuori, passano alla. Come si chiama? Come si chiama? Qua a Milano come si chiama? Mi viene la TM, l'AMSA. Passa l'AMSA a svuotarli, te li lascia lì e poi te li devi portare in casa. Esatto, sì. A noi capita a volte entrare a casa, non so, dalla spesa o dalla scuola, che se riusciamo, volentieri portiamo dentro i bidoni anche dei vicini, dei nostri vicini. Certo. Però ultimamente mi è capitato, mi sono accorto che uno dei nostri vicini porta dentro solo il suo e non porta dentro i nostri. Quindi diciamo, i tre porcellini portano, il lupo cattivo invece lascia il... esatto. Non lo fa. Ma andiamo a bruciargli la casa. Sì. Dipende, perché se poi sta sotto gli brucia anche la loro, quindi qua bisogna andarci piano col bruciare la casa. E quindi cosa vuoi sapere? Se continuare così o dirglielo o no? Sì, allora, io di mio moralmente lo farei ancora, gli porterei ancora dentro il suo bidoncino, però la mia parte più cattiva... Però anche farsi prendere per il culo così... esatto. Cioè, io sono buono, bravo e tutto quanto, però... Farsi prendere in giro. Siccome la discriminante, Giacomo, è una. Dimmi. Allora, tu quando arrivi, tu e gli altri due vicini buoni, quindi il trio della bontà, diciamo così, quando portate dentro i bidoni, portate dentro tutti. Tutti, sì. Giusto? Esatto, fate quella roba lì. Lui non porta dentro niente o porta dentro solo il suo? Perché se non porta dentro niente, secondo me può pensare che lo faccia qualcun altro. Cioè, un po' come quando sei bambino che butti le calze per terra, tanto le raccoglie tua madre che dopo un po' viene e dice: oh, va che non c'abbiamo la serva a casa, così. Magari lui non ha capito come funziona e pensa che ci sia un servizio che fa questa roba qua. Se Che fino a poco tempo fa portava dentro anche i nostri, poi non si sa bene il motivo di punti in bianco. E qui il mistero si infittisce. Però scusa, legalmente lui sta facendo la cosa giusta. Lui solo porta dentro. No, però legalmente sei una merda, però scusami. Cioè, se tutti portano dentro anche il tuo, e lui legalmente. Ma lui non ha chiesto agli altri di portare dentro, se lo trova portato dentro. Quindi il signorino è anche infastidito, magari, da questa cosa. Viene anche lì a dire: ma perché portate dentro il mio? Ma no, forse non portateglielo più dentro. Ma vi salutate quando vi vedete? Ciao. Oh, sì, però ci accorgiamo che da parte sua è un ciao. È un freddo, lui è un freddo. Si vede, sì, molto molto freddo. È proprietario? No.
No. Allora, io smetterei di portargli dentro il suo bidoncino. Ah, sì. Okay. Sì, okay. Io farei così. Non lo so, lo critichi e poi fai la stessa cosa di principio. Beh, però Giacomo è stato buono a sufficienza, cioè si è dimostrato. Ho capito, ma scusa, allora mi stai dicendo che Giacomo e i suoi vicini lo facevano solo perché pensavano che... Cioè, se lo fai, lo fai. Considera che per come sarei io di carattere, veramente, non è che il suo lo lascio lì. No, certo. Porto dentro i nostri tre, il suo lo prendo e lo lancio nel campo. Questo io... Guarda, no. La mia idea una volta è stata di prenderglielo e metterglielo due civici avanti. Bello, anche questo è bello. Così vediamo un po' cosa succede. No, poi lì, se no, passiate la classica roba che passi dalla parte del torto. No, lasciaglielo lì, portate dentro i vostri. Il suo rimane lì e se lo fa lui. Oh, magari è una sua passione, magari a lui piace. Sì. È un modo per giustificare con la moglie, magari, che fa qualcosa. Però così loro sono costretti a subire un bidoncino che non dovrebbe stare lì. Non è giusto. No, beh, quando lo porta in tempo, cioè non è che lo abbandona lì, se lo dimentica. No, esatto. Legalmente. Da quel punto di vista è un preciso. Da quel punto di vista è un preciso. È solo antipatico. È solo un po', sì. Il ferro è maledetto. Sì, è solo che vuole stare un po' per i fatti suoi. Lui vuole che non gli toccate le cose. Esatto. Non mi toccate le mie cose. Va bene, allora fate così. Portateli dentro i vostri. Giacomo, ti mandiamo un abbraccio. Grazie, ciao. Don't think I tried this one before. Qualcuno dice: se Giacomo si fosse fatto gli affari suoi fin dall'inizio, il problema non sarebbe esistito. Però dai. Cioè, viviamo in una società, non è che siamo ognuno sul suo cucuzzolo. Siamo animali da gioco. Stai obbligando. Siamo animali da giochi da tavolo noi. A noi ci piace stare insieme. Cioè, l'uomo è un animale socievole. Ma poi anche per decoro, porti dentro uno, porti dentro l'altro. Abbiamo un contributo audio di Giacomo ieri mattina, quando si è svegliato per portare i figli a scuola. Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Questo è l'altro, quello che non porta mai via il bidoncino. Povero Giacomo. Lui 27 anni, io 42, ci esco? Ale? Sì. Se te l'ha chiesto lui, sì. Cosa? Vabbè, sì, sicuramente qualcuno l'avrà chiesto, qualcuno. Cioè, vuol dire che la possibilità c'è, sì. Lui 27, io 42. Ah, beh, sono maggiorenni. Abbondantemente. Lui, cioè, 27 è quasi 30, eh.
Sì, sì, sì. Cioè, non si... Ah, 42, quasi 45. Secondo voi, lo dico ai titolari che il figlio, mio collega a lavoro, non fa una mazza, oppure sto zitto perché è una guerra persa in partenza? Te secondo te Treviso. Non lo fa. Perché l'ha messo lì? L'ha messo lì. Se mettono il figlio in un'azienda è perché il figlio non ha trovato lavoro da nessuna parte, quindi te lo mettono lì a te, sanno che non fa niente e sanno che devi fare anche tu. Mauri, è così? È così? No, 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 non sempre ovviamente, però sì, se l'ha messo. Non va detto. Cosa? Non va detto ai titolari. No, non va detto ai titolari. No, tanto apri lo sanno. Un vaso di Pandora. Tanto lo sanno. Mm. Poi comunque nessuno vuole sentirsi dire... Anche se sai che hai sbagliato tu, questo, ecco, non diamo mai insegnamenti di vita, io però in questo ci credo veramente. Anche quando hai ragione tu, o perlomeno anche quando l'altro ha completamente torto, se tu glielo fai notare, è rarissimo che quello ti dica: ah, scusa. Comunque sarai infastidito del fatto che tu gli hai fatto notare una cosa che anche lui stesso sa che sta sbagliando, ma non vuole sentirselo dire. E sai chi diventerà il suo problema poi? Tu, esatto, così lascia perdere, fai il tuo, se riesci, fai un pezzettino pure di quell'altro. Fatti gli affari non tuoi. Non farti notare. Quando è finito, vai a casa, ti fai la tua vita. Ma parlarne, sempre della storia dei bisogni dell'immondizia, magari ha problemi alla schiena. Dai, il bidone vuoto pesa un grammo, c'ha le ruote. Poi che fatica fa a parlare con le persone che... Fai più fatica a parlare che non a portare dentro. Bravissimo. Cioè, piuttosto porta dentro il bidone. No. Parlare è una fatica, ragazzi, incredibile. Lascia perdere. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su DJ. E chi è questo Catalan? Beh, stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato. Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito? Magari non esiste Catalan. O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ. Passata solo un'ora, non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. E forse me lo merito, la vuoi la verità? Ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica. Mi sento scossa. Ma quanto male fa? Come morire? Ma non capita. Thank you.
sinceramente. Sinceramente su Radio DJ siamo tornati, abbiamo parlato un po' di vicini, di affrontare le persone che si comportano male anche sapendolo, ma non vale mai la pena, vero? Non vale mai la pena, mai la pena, mai la pena. Alcune sono anche pericolose a volte. Sì, sì, sempre meglio non dirgli niente. Elia dice: io e la mia compagna stiamo vedendo case. Giovedì dilemma, meglio casa modesta in un bel posto o casa bella in un posto orrendo? Bel posto. Anche secondo me. Anche secondo me, perché il bel posto, cioè bel posto, poi dipende cosa intendi, cioè se è bello da un punto di vista panoramico, se è bello perché c'hai tutti i servizi lì vicino, non so, però se per te è bello vuol dire che è bello. Mm-hmm. Bel posto poi diventa parte della casa. Ah sì. Invece bella casa ma in un posto brutto, ti senti poi intrappolato dentro quella casa, perché ogni volta che metti la testa fuori non ti piace quello che vedi, non sei contento di dove stai, così, quindi secondo me la soluzione è casa un po' più piccola, sì, in un posto che ti piace. Collina, montagna, centro città pieno, bar, cinema, buon vicinato, quello che vuoi, quello che per te vuol dire essere un buon posto, però sì, meglio quella cosa lì. Maria! Pronto? Eccoci, a proposito di quando uno fa una cosa fatta male, meglio dirglielo o no? No, Maria, no. Cosa ha fatto tuo figlio? Ha fatto, lui è da tanto che si diletta con rap. Sì? Ha speso, scusami, ma io sto lavorando nel frattempo, quindi sentirò rumori. Cosa stai facendo? Finacci. Sto facendo pulizie. Stai pulendo in giro. Vai pure avanti. Cos'hai, le cuffiette? No, la Fosca mi ha detto di togliere. Ah, ti ha minacciato, sì. Però è vero, si sente sotto. Ho il telefono sotto il collo, sì. Sto andrò a casa un po' tutta, quindi sei tutta storta, col moccio, si sente sotto ogni tanto Però che qualità audio. Sì. No, ma forse la migliore mai avuta fino ad oggi. E quindi, Maria, dicevi, tuo figlio si diletta col rap. Esatto, sì. È da anni che ci prova e comunque con i suoi soldini... E si è fatto aiutare dal cugino e ha fatto una produzione ufficiale, adesso sì. Stava anche preparando il disco e quant'altro e ha pubblicato su Spotify. Il sì. Problema è che secondo ti fa schifo me il pezzo, non il pezzo fa cagare, no, no. No, no, mi sa che è fuori tempo, cioè io sono abituata a mettere il tempo in 4/4, si parte dal primo. Sì? E lui, secondo me, parte dal secondo. Però se glielo dico si incazza. Ah, perché dice, ma cosa ne vuoi capire tu? Cosa ne vuoi sapere? Pensa... Infatti mi dice sempre, tu sei fuori tempo. Ma io so ballare, io facevo l'istruttrice di aerobica. Per cui quindi 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Quella roba lì ce l'hai, sì. Certo, quindi cosa fai? Ma infatti guarda che secondo me Maria la cosa peggiore è se magari lui per la smania di fare il pezzo, per la cosa di fare la canzone, se l'è pagato lui, quindi magari in studio aveva anche poco tempo, perché comunque lo studio costa, ha fatto le cose un po' di fretta, lo sente, si è accorto anche lui di andare fuori tempo, ogni volta che glielo fai notare va fuori di te, si incazza come una bestia. Senti Maria, i soldi dicevamo sono i suoi o glieli hai dati tu? Perché se no... No, sono i suoi, non gliel'avrei mai dati io. Qualche volta glieli ho dati così per noleggiare lo studio, che tra l'altro è del cugino, porca miseria, potrebbe farglielo gratis. Ma lì parenti serpenti. No, perché se l'avessi pagato tu, Maria, dicevamo sei tecnicamente l'executive producer, quindi puoi mettere becco, però se l'ha fatto lui da solo. Allora, abbiamo provato perché volevamo dirti, visto che adesso potrebbe anche essere una scelta artistica comunque partire fuori tempo, ormai nel rap, cioè, ci sono tante scuole di pensiero, magari andare quello che sembra un fuori tempo in realtà è una scelta, quindi volevamo sentirla insieme a te, ma non l'abbiamo mica trovata. Ma lui come si chiama nome d'arte? Lui si chiama K.S. Diaba. K.S. Diaba, allora K.S. Aspetta, no, zitto, sto sbagliando, adesso mi è venuto l'illuminazione. Mi sa che è scritto K.I.S. per esteso. Ah, quindi, no, infatti perché ne abbiamo trovato uno che è K.E.Y., quindi chi... S scritto E S per esteso, quindi potrebbe essere l'unica cosa, se
metti che un giorno gli dici questa roba del fuoritempo che già lo fa incazzare, se vuoi farlo incazzare ancora di più, fagli notare anche che canzoni che si intitolano Tony Soprano, giusto? Sì. Sì, ce ne sono 90.000. Cioè Tony Soprano nel rap è forse il titolo più utilizzato nella storia delle canzoni. Però forse l'ho quindi probabilmente anche come si dice, un furto d'autore. Ma quantomeno per il titolo, poi adesso non sappiamo cosa dice. Forse l'ho trovata io, te la faccio sentire dal telefonino. Visto che non l'abbiamo sentita prima, Maria, e non vorremmo farci chiudere il programma, essendo che la canzone si chiama Tony Soprano, è trasmettibile, cioè qualche parolaccia, vabbè, ci passiamo solo. Non è che diciamo. Sì, parolacce sì, credo che non ci siano bestemmie. No, bestemmie! Credo! Però credo adesso. Poi dipende anche cosa uno considera bestemmie. Cioè, credo. Lo stai veramente per fare. Proviamo, se sentiamo una roba che va. Provo a metterlo, Sì, ok. Vado? Aspetta, Tony Soprano, aspetta. È questa? Forse sì, io l'ho sentita solo una volta, ma vediamo quando entra. Tony Soprano sulla capo del gioco, ho tutto ciò che mi serve ma dentro sono vuoto, forse perché invito baciato già più di è controtempo. Sì, però secondo me è una scelta dell'artista, cioè va un po' ma fa schifo. Che bello, guarda, sei proprio la mamma che tutti abbiamo avuto. Mi ricordi un po' la mia. Sì, infatti io ricordo molto la mia. Sì, no, secondo me è una scelta dell'artista. KS, il suo flow è questo. Il flow di KS è questo. Ma che bella è l'onestà. Aspetta, signor. È come Cristo, prego molti santi. Nelle piazze tra i palazzi la gente non sa andare avanti. Sai qual è la cosa brutta? Sì, Che non posso fargli sentire questo podcast, quindi questa registrazione, perché guai. Però sapere che il suo pezzo comunque in un modo o nell'altro è andato in radio, ma infatti adesso gli arriva che yes, inizieranno a scrivergli sui social. Ce lo trovano. Sai che non è neanche male, è bello old school. Sì, no, è vero, sì. Sembra quasi Wu-Tang Clan, cioè sembra una roba. Lì comunque lo studio del cugino che fa tutto. Sì. Ma sai chi è il cugino? È Kevin. Il cugino è Kevin. Il cugino ha già qualcosa in più come seguito, come cosa. No, ma allora vedrai che hanno fatto una roba così, è che è uno stile. Maria, lascia perdere. Tanto adesso lo verrà a sapere, verrà lui da te. Maria, sì. Ti mandiamo un abbraccio. Grazie. Ciao. Vediamo se ha tempo lui. Florida è a tempo di brutto. Senti, fai adesso parte. L'avrà registrato anche lui dal cugino Kevin. The storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the neck, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum patron every hour. Look, mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie powers. Love her like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. You're dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, a fire blazing, hotter than Cajun. Girl, won't you move a little closer? Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. She got me throwing my money up. Ain't nothing more beautiful to me.
Sì, beh, è una bella telefonata, quella con la nostra amica Maria. Molto bella. Qualcuno dice di ripetete bene il nome dell'artista che ce lo andiamo ad ascoltare, che se lo merita. K-S, noi ci abbiamo messo un'ora a trovarlo. È K-S, scritto chi come le chiavi. Esatto, Maurizio non è riuscito a trovarlo. Chi come K-E-Y. K-E-Y-S. Beh, è scritto così. Beh, guarda, anche Sfera Ebbasta la prima volta che lo senti non è che dici che poi quando diventa famoso diventa famoso. Ho capito, però se mi dici Sfera Ebbasta lo trovo. Sì, ma è scritto con l'euro, il dollaro, anche lui è messo tutto. Tipo Tolla, Dolla, come si chiama? Dolla, Tai Dolla. Tai Dolla, cioè sono, ormai i nomi sono così, poi quando diventano famosi. Quindi è Kei, chi, scritto chi. Chiave, chiave, chiappa, S come il supermercato. Ok? E il pezzo è Tony Soprano. Tony Soprano ce ne sono 20.000. Tony Soprano Freestyle. Tony Soprano Freestyle. Mauri! Sì! Tu che l'hai sentita prima, cosa ne pensi di... Mi è piaciuto. No, pensavo usassi già il nostro nuovo jingle preferito che abbiamo... Non l'hai ancora preso. Perché qualcuno sta chiedendo, vi prego, il momento in cui dice sì, ma fa schifo, deve diventare un nuovo jingle del... Lo diventerà senza dubbio. Volevo leggervelo un altro che non... Ah, no, che ci avete scritto telefonata incredibile, una delle migliori dell'anno. Qualcuno dice seconda miglior telefonata dopo il rissoso col cappello. Incredibile. Sapete che fine ha fatto? No, non abbiamo più saputo niente. Del rissoso col cappello non abbiamo più saputo niente. Madonna, magari mia sorella l'avesse fatto con mio nipote. Fa trap orrenda e via a pomparlo perché l'anno scorso hanno guadagnato 2 euro con Spotify e sono tipo in 4. Bea, sì. 50 centesimi a testa. Sì, il grande inganno di Spotify. L'altro giorno leggevo qualcuno che diceva un tempo con 1 milione di dischi ti compravi la casa, adesso con 1 milione di streaming manco riesci a prendere quella che la pulisce la casa. Cioè, gli streaming sono proprio una cosa che non saprei. No, ma certo. No, meno streaming che libri venduti hai fatto. Certo che ci manca. Sì, però sì, sono una roba. No, lo streaming è una roba che riempie tanto un po' la bocca, poi di... E infatti adesso guadagnano con i concerti. Sì. Cioè, tanti streaming, la figata è che ti porta a fare tanti concerti, allora lì invece sì, i cantanti guadagnano. Cosa facciamo, Maurizio? Ultimo disco. Ultimo disco, va bene, sorprendimi. Jennifer Lopez. Bellissimo. Can't get enough. Un po' come me di te, Maurizio. Non mi basti mai, non mi basti mai. J-Lo su Radio DJ. Hey, I feel like starting something. You got my engine running. You got the keys to turn me on and on. You got me accelerated. I wanna celebrate it. Can't nothing take me out my zone. It's on when it feels right. Nothing else.
dilemma. Un tuo amico pelato ti manda una faccina emoji bionda. Chiedergli da quando sei biondo? È body shaming? Non lo so, boh, no, magari guarda. Sai chi mi fa sempre impazzire da ridere? Carlo Conti, che manda le emoticon che usa, le usa quelle nere. Sì, quello mi fa sempre molto ridere, sì, sì, sì. Cosa dovevamo dire prima di salutarci? Ah, di domani. Sì, che domani torna Marco Maisano, giornalista, insomma, autore di uno dei tanti podcast di One Podcast, per parlare di un argomento molto interessante, cioè la sanità. E, spoiler, non ci sono buone notizie. No. Non ci sono buone notizie. Domani, se volete, ci trovate qua da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Ciao!